Ripartono i parafonè. Dopo 2 anni di stop, di quasi stop per il Covid, si riparte da Tropea, la capitale del turismo in Calabria. Buonasera a tutti, bentrovati, siamo felicissimi di essere questa sera qui con voi in questa importantissima manifestazione di promozione del territorio, di questa meravigliosa città, insomma è la perla del Vibonese. E questa sera, come diceva prima, partiamo dopo 2 anni di quasi fermo e siamo emozionati e felici. Sì, diciamo, si respira aria nuova, direi, di cambiamento per quelle che sono state le stagioni passate, sia per noi, spero per il turismo, spero per le attività produttive. Noi, diciamo, dal nostro canto promuoviamo il territorio da diversi anni e è bello essere qui, anche perché Tropea rappresenta un simbolo davvero di tutta la regione. Progetti per il futuro, per questa stagione che sta partendo? I progetti sono tanti, diciamo che abbiamo in cantiere un disco che speriamo possa vedere la luce presto, non diamo dei tempi, abbiamo anche tanti concerti in giro per la Calabria e pare che le cose si stiano muovendo e stia andando bene, facendo gli scongiuri, visti poi quando abbiamo detto sempre vedrai che andrà bene, poi purtroppo è successo quello che è successo. Allora, c'è ottimismo, oltre che la positività c'era prima, adesso c'è l'ottimismo di riprendere sia noi e tutto l'ambito dei concerti, è importante, un settore importante, anche dei teatri, un po' tutto quello che riguarda la cultura. Speriamo che questa stagione del 2022 sia davvero una ripartenza solida e niente, vi aspettiamo nelle piazze della Calabria e oltre.